in fondo al mare. Oh, io non ci vedo, ragazzi. Di riace le tue gioie. L'è tuo, ti dico io, è tuo l'ex. Tempo. Secondo la luna piena, un po' di cose, potrebbe essere il mio, però magari secondo i discorsi di ieri potrebbe essere di Denise, no? Tu sai che a me i bronzi di riace sono sempre piaciuti? Ma non so, a prescindere, cioè proprio a pelle così. Spero vivamente che sia un ex di Denise. Cioè proprio lo sto aspettando. Se arriva un ex tuo, che fai? Io? Dipende che ex è. Condiviso, come si dice. Cioè, casomai ve lo lascio pure tranquillamente. Ma non siamo già spiegati ieri che non è questione di lasciare, ma è questione di prendere. Sono due verbi diversi. Se vuoi la gara con me ce l'hai senza problemi, però poi perdi. Se vedete che me lo del c***o. È tuo? Vedete già, mi faccia, mi cambia la faccia. E c***o. Cioè, no. Brindiamo a questo nuovo ex. No, io voglio essere sobria. Voglio godermi tutto da sobria più possibilmente. Allora, no? Se vuoi possiamo prendere, ce ne sono altri due. Sì, cosa? Tipo. Arriva? Arriva? Oh, oddio. Oddio, raga. Oddio. Oddio, oddio. Rilascia. Raga, con queste onde penso muore. Ma io lo salvo? Ce la fai? Vuoi una mano? Oddio, raga. Ma chi è? Non è mio. No. È tuo? È mio. Madonna, che buono. Però c'è. Sono Alessio e sono l'ex di Clea. Lei e Clea ci siamo conosciuti così perché avevamo delle amicizie in comune. Io e Clea, non lei e Clea. Io e Clea. Che lei ci siamo conosciuti, io e lei, no, perché? No, mi sta venendo male però adesso. Allora io me lo dico. Ciao, sono Alessio, sono l'ex di Clea. No, quello l'hai già detto. Quindi basta, quello l'abbiamo detto. Allora, la relazione tra me e Clea più di una tromba amica. È un po' confusa come cosa, non riesco a capire bene. Io vedo la donna e mi viene automaticamente... Automaticamente si dice. Tipo Clea l'ho conquistata così, ho detto mamma mia che occhi belli verdi. Mi ha detto oddio, non me lo dice mai nessuno, non se ne accorge mai nessuno. Certe donne mi dicono sono borderline. Io qui a Ex on the Beach voglio fare caos. Ciao Fabiana, piacere. Io già l'avevo detto, ragazzi, c'è una disgrazia nell'aria, è sicura mia. La luna. Finalmente un bronzo di Riace, che non è mio. Scusa, puoi fare il giro, check up completo? Ma da quanto è che stavate insieme, ragazzi, scusatemi? Chi? Voi due? No, è stata una frequentazione. Complimenti, adesso con gli altri li possiamo anche mandare a casa. Ma il bacio sul collo di chi è? Cioè, sei ferito? No, è una bocca questa. Ho su una giappa il bacio. È timido ragazzo. Finalmente la sostanza. Ora vediamo come a livello caratteriale. Te sei pronto a conoscerti quanti con gli altri ragazzi? A parte che lei mi sta su mi portiamo da questo presupposto perché è pesantissima, cioè proprio con questa cosa dell'amore. Non so, già mi sta da fastidio. Ma gli occhiali? Oddio, no, raga, io non lo reggo, per favore. Lui è tipo... Ma pure questo. Ogni cosa è un commento. Ma sto chiama sta cosa, ma perché stai così? A me mi deve lasciare verde. Rompe proprio il c***o. Cioè, sta là che ti dice le cose così, questo, che... Voi sei un capricorno, cioè. Quindi sei un c***o. Solamente invidia. Sì, vero. Perché vuoi essere capricorno? Certo. Denise, bellissimo sorriso. Sembra pure un bellissimo fisico. Carattere forte, assolutamente. Aspetta, io sto con... No, ma io due vai, pezzi. Vai, 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 meglio di te. Dai, sta a dire a me quanto c'è belli i denti. Cosa? No, che è un bel sorriso. Chi? Ah, grazie. Logicamente ha visto Fabiana e il complimento l'ha fatto a me. No, ha detto che sei gelosa, te. No, ma come vuoi? Non gli è per niente indifferente, perché poi quando continui a farti battutine qua e là vuol dire che ancora un po' ti rode. Comunque, guarda, ti piacerà l'ambiente e anche l'altra ragazza che sta lì che ci aspetta. Io sono agitatissimo, te lo dico. Secondo me è l'ex di Sasha e c'ha l'appuntamento con te. Te la sta male, ma sta cosa me la sentivo pure io. Ma l'ipotesi che arrivi una ex di Sasha non lo lascia per nulla sereno.
Non sopporterei che qualcuno se l'abbraccia, la tocca, cioè mi manda fuori di testa vedere certe cose. In bocca al lupo. Altristi uomini qua, in bocca al lupo. Mi creerebbe molto, ma non è fastidio, molto di più, mi potrei arrabbiare pesantemente. Io vi dico una cosa, io dichiarerei, se vi dà fastidio una cosa e l'altra, cioè ditelo prima che ci fa le merda. L'ho già detto, che a me mi dà fastidio, lui lo sa che mi dà fastidio. Io non ho avuto mai nessuna ex, solo un ex, cioè, seria. Quindi se quella che dico io, se la mia ex... Vabbè, perché sei innamorato ancora o no? No, innamorato no, vediamo. Sono curioso. Sarà veramente un casino. Cioè, arriva, ti innamori... Vabbè, che fai? Vabbè, aspetta, quello è un altro discorso. Cioè, se ti piace, se dovesse venire l'ex mia, lo dici, ma mi piace. Esatto, proprio, vieni tu da me, mi dici, oh, Simo, guarda, mi sono innamorato, l'alzo le mani. A me, per come sono fatto io, cioè, a me ero del cuore proprio, cioè, vedere anche che gli fai una carezza, vabbè, capito? Aspetta, come? Però è ovvio che se uno sa, evita pure. Sta arrivando, raga. In fondo al mar, in fondo al mar. Secondo me è quella di Sasha, esce con... Non è la mia, non è la mia. Ah, è la mia, è la mia. Lo sapevo che era lei. Sì, esiste. La gioia, oh, esiste. È pure piazzata. Fisicamente c'è. Minchia, non c'hai freddo? Buon compleanno. Bella, bella ragazza. Un piacere, ciao. Piacere. Simone. Fanny. Ciao, sono Fanny, faccio 29 anni oggi e sono l'ex di Sasha. La nostra storia era tutto ciò che non è sano. Parla troppo. Troppo e troppo veloce. Io ho sempre mille problemi, mi fa male la pancia, mi fa male la testa, non mi sento bene, quello e quell'altro. L'uomo che vuole star con me deve essere sicuramente un uomo di carattere, che sa quello che vuole, che non è emotivamente instabile e soprattutto non deve mai mancare la passione. E lui si sistemava, faceva da solo, sessualmente. Mi voglio vivere al massimo questa esperienza, mi voglio divertire a mille. Se lui vorrà avere un bel rapporto con me di amicizia, di rispetto, ne sarò felice. Se vorrà la guerra, che guerra sia. È freddo. Vai, dalla mia. Oh. Geloso, eh? Lui? Uff. Vabbè, adesso non dovrebbe più essere geloso. Attenzione. Tutto questo affetto da parte sua non me l'aspettavo. Non so quanto sia forzato o quanto volesse davanti agli altri due marcare il territorio. Non lo facevo, cioè... così, perché devo stare attento come fa. Guarda male già, cioè solo per i commenti. Chissà per il resto, vediamo un po' stasera. Ma scusa, lui cos'è che vi ha detto di me? Come mi ha descritta? Una bella ragazza, formosa, con tutte le cose al punto giusto, vado giusto. Sasha, cercherai piano piano di mettere un po' di paletti e di non lasciare che gli altri si avvicinino troppo a me. Mi sento che è l'ex di Denise. Tra l'altro brindiamo comunque la tranquillità che c'era fino adesso e che non ci sarà più. Cioè, non vedo l'ora, ve lo giuro. Cioè, no, in realtà spero che sia mio, così almeno mi lavo subito il problema, il pensiero, sto tranquilla per qualche giorno. Ci auguriamo tutte quante, guarda. Sta vedendo domani? Io lo spero con tutto il cuore che sia il tuo ex, te lo giuro. Cioè. Vabbè, ma se tipo se ti arriva l'ex che ci tieni, non sei ansiosa. Cioè, il mio ex per un motivo. Sono io l'unica persona sensibile qua in mezzo, mamma. No, io sono insensibile, sono una merda, per cui non me ne frega niente. Cioè, sono una romanticona, qua wow, proprio. Sì. Ragazzi, ma quanto c'ha questo ragazzo? Dai, amore nuota, su. Quando arrivasse il tuo ex, di chi è che saresti più gelosa tra le ragazze? Tipo, se lui iniziasse a approcciare con una di noi tra... Chissà con chi? Beh, penso Fabiana, perché comunque caratterialmente c'ha, cioè, fisicamente c'hai più le caratteristiche in comune. Perché potrei rispecchiare di più te? Fisicamente sì. Denise mi sembra un po' agitatina. Invece che un cocktail ci facciamo una camomilla, magari. Eccolo, sta annotando. Sto collante, non ha ragione, manina. Dai! Yeah. Chi è? Non capisco. Dai! Muore! Non si muove il braccio, non vedo il braccio. C'è un mancamento. Dai, di faccia a te. No. Guarda. Non mi sembra tanto tatuato, oddio muore. No, è vivo. È vivo? No, ragazzi, è mio. Ma com'è? È mio. Ma quello preso. Conosco il tatuaggio nel mio. Ma com'è? Aspetta, vai. Come si chiama? Simone.
Hai quello grave? Sì! Io mi aspettavo un bronzo di ghiaccio, sai cosa? Ma che scherzi veramente? Cioè, mi ha incurato il cocktail, manco mi saluta! Porca miseria, vi prego, mandatemelo un altro, rimandiamolo a mare. Gli si mette casomai anche un'ancora alla caviglia. Sono Simone, vengo da Roma e sono l'ex di Denise. Lei voleva una relazione, mentre io no. Mamma mia quanto parla. Se gli mettete una ciabatta in bocca, la posso pure portare a cena stasera. Mi piace distribuire amore. Come tutti i maschi, culo, tette, che sia più o meno alta così. Se me la date bionda con due bocce così va bene lo stesso, insomma. Secondo me Denise potrebbe rosicare vedendomi con un'altra e quindi io le darò modo di farlo. Salute a Simone, Simone. E a questo inizio. E a Denise, che è molto più. Ah, con me non brindi? Strozzati. No, guarda, ragazzi, cioè io sono un giramento di palle. Dai, non fa quella faccia, vieni qua, siediti su. Stai a fare la timida, mo. Vabbè, ma sinceramente non ci azzeccate molto, secondo me. Sono sembrato il giorno alla notte, mi sembrano. Che belli occhi che hai, comunque. Grazie, cucciola. Eh? Cosa? Ah, vabbè, mi prendo un po' d'acqua, visto che qua l'alcol scarseggia. C'hai ragione pure tu. Mandatemelo un altro! Sono teso, sono emozionato. Siamo io e Matteo sicuro oggi, proprio me lo sento. Un'ansia terribile. Ale, tu hai detto anche che uno ce l'hai tu, no? Importante. Se ce l'hai avuto qualcuno di importante, sì. Non puoi essere stato amante tutta la vita. Spero che arriva una mia ex. Una ex che è bella, bella cattiva. Così fa un po' di caos, di casino. Eccolo, eccolo, vai, l'attenzione. Chi sarà mai? Chi sarà mai? Guarda, sapete quando rimani proprio una parola rimane senza parole? Io godo, io sto godendo. Sono un uomo senza parole. Ah, oh, che culo. Secondo me è qualcosa. Se sa nuotare bene. Mi è sembrato che sapeva nuotare. Oh, guarda come vai a Brea. Cioè, questa è bionda. Sì, no. Sì, non è mio. Ma no. E tu, Adani? Ma sei te? Sì. Ma. Amore. Sono Greta, ho 19 anni e sono l'ex di Daniele. Daniele può sembrare un tipo un po' strano, però ha le sue doti. Sono delle doti importanti. Sono all'apparenza un angioletto, in realtà poi quando mi conosci tutto il contrario. Non è che siccome ho 19 anni allora devo stare alle regole di qualcuno, le regole sono mie. Ciao! Matteo, molto piacere. Ciao, sei proprio Greta tu? Ah! Top! Non aspettavo altro. Se arrivavi tu era proprio, cioè, saltava di gioia, quindi sono strafelice. Facciamo. Eccolo finalmente. Ha parlato molto bene. Di te. Hai dei begli occhi però, no? Ti ha descritto bene comunque, ti ha descritto bene, brava. Capitare su una spiaggia con quattro manzi così. Sono tutti e quattro bellissimi comunque. Quando siete stati fidanzati? Siamo stati amici intensi. E quindi non ne vedrai meglio quindi, no? O peggio, magari sono venuta qua per stare con lui, cioè. Su Greta vi posso dire che è un bel peperoncino. Mi farebbe molto piacere se dall'acqua uscisse un pesciolino di Fabiano. Potere alle donne prime della casa. Esatto, esatto, i primi. Esatto. Io quando arrivo in spiaggia non mi frega niente, sinceramente. Oddio, speriamo siano buoni. Vero. Dai manzi. Tipo vero. Possenti, bronzi di Ria. Sicuramente carina questa. Bronzi. Oh, ragazze naturali, prepariamoci. Prego. Naturali. Per quanto arriva. Ma Albor sei troppo poco naturale. Io. Si vede che siete impostate nella vostra seduta. Ah sì? No. Sì, devi essere più naturale. Io per niente. Ansia. Non lo so. Di avere. Okay. Stai calma. Sei già agitata. Cioè, mi dovete pagare uno psichiatra alla fine, ve lo dico. Sta arrivando. Oddio. Ma dov'è? Chi è? No, ma non è il mio perché ho pochi tatuaggi. Aspetta, è tuo? Io non capisco, raga. Oh, io non ci vedo, ragazzi. Ci brucio. No, no, è mio. Non è mio. Ma che... Aspetta. Bravo. Ma mi piace, puoi uscirci tu. Fortuna, la faccia mia. Ciao, sono Mattia. Vengo da Milano e sono l'ex Lucrezia. Lucrezia era la migliore amica della mia ex fidanzata. Che la mia ex
andava a dire in giro a tutti che ci sapevo fare, probabilmente Lucrezia l'ho chiamata così. È la cosa più strana che ho fatto da ubriaco, tira fuori il fallo davanti a 5 spagnole. È capitato una volta che ero così ubriaco da mangiarmi il vetro, il coccio di vetro di una bottiglia, amorfo. Ho mangiato di meglio. Non può chiedere. Io sono come un candelotto di dinamite. Se non gli rompi il c***o, sta lì tranquillo e buono. Ma se lo accendi, io esplodo. Capito? Ciao a tutti. Ciao Fabiana. Tutti. Buonasera, Mattia. Madonna, sei bellissimo. Che carino come ragazzo. Denise, guarda, ti vedrei già bene adesso. Bella ragazzina, c***o. Denise è emozionata, anche se non lo dici. No, no. Perché voi non lo siete, non ci credo. Io sono sempre emozionata. Dove sei tu? Io a Vicenza. Vabbè, Milano. Piemonte? No, ho capito perché voi due andavate d'accordo. La geografia non è il mio forte. Altre qualità, altre qualità. Qualità... Sì, tipo... Altre qualità. Diciamo che è molto... importante come... Niente, comunque. Ragazzi, cosa avete fatto? Avete fatto qualche escursione particolare? Sì, abbiamo fatto schifo. Qualche orgia? Principalmente abbiamo fatto schifo. Ma toro vero o quello meccanico? No, vero. Prendi per il c***o. Io con il c***o. Magari. Quindi a Greta e a Daniele che forse stasera consuma. Dai. Bravo, Dani. Forse, forse. Ma c'è un altro drink là? Noi siamo in tre. Non me lo dire. Sono qua. Non me lo dire, ragazzi. Vabbè, c'è un altro drink. Bello pieno. Queste sorprese mi piace. Non sapere mi metto un'ansia addosso allucinante. Gioco quello che volete, è l'ex di Matteo. Ma io vedo in acqua qualcosa, ragazzi, che si muove, una testa. Mi sa che c'è qualcuno. C'è una testa, lì, fammi vedere. Vedo una testa. Oh, sorpresa in arrivo. Quella c'ha belle gambe, eh? È mora. Sì. La mia, mi sa. Oh, guarda che buona davvero, guardala. Oh, guarda, è buona, buona. Mi faccio stringo la mano, dottore. Porca miseria, ragazzi. Ciao, che dici? Ciao. Sì. A posto. Io sì, davvero, la signorina. Sì. Sono Violetta, ho 24 anni e sono la ex di Alessio. Più parlano di me e più mi piace essere vista, mi piace essere vistosa. Più mi dicono basta e più faccio l'opposto. Volevo una faccia perfetta, volevo le labbra più da pompi***a. Ecco qua. Io sono una persona molto tranquilla. Però se vedo che qualcuno invade quello che è il mio territorio o la mia privacy, io so essere molto aggressiva, molto, anche abbastanza violenta. E mi voglio divertire, mi voglio fare tutti, tutto e tutti. Ragazzi, direi di fare subito un bel brindisi alla nuova arrivata. Madonna, che occhi, che sei, cioè, complimenti. Ben arrivata. Grazie. La bomba sexy. Che f***a. Sentire, sentire. No, lei mi fa impazzire davvero. Io sentirei un'altra parte. Beh, come fa a non farti impazzire? Sennò la bomba sexy. Fa battere il cuore davvero. Se non ti fa impazzire lei, c'è problema. Secondo me qualcos'altro ti batte, non sì, il cuore. Pure. Una bomba proprio esplosiva. Cioè, ma esplosiva davvero. Quanti anni hai? Io 24. Tu? Brava. E io 29. Però non sei male, Perché mi guardi? No, stiamo guardando gli occhi. Grazie, Ale. Grazie, Ale, davvero.